localizzatore per cani è una tecnologia sempre più utilizzata per garantire un totale controllo del nostro amico a quattro zampe. Domani se ne parlerà a Fano. Dove si svolgerà l'incontro e qual è l'obiettivo? Si svolgerà al bar Coop Tre Ponti. E si svolge qui a Fano perché noi abitiamo qui e collaboriamo molto con Antonioni Sport, che è un leader nel settore. E quindi sappiamo che i cani sono tantissimi, spesso sfuggono di mano al conduttore, al proprietario, possono creare dei danni o subire delle ferite e addirittura morire. Quindi controllare il cane quando non è più al guinzaglio è importantissimo. C'è addirittura una norma, l'articolo 2052 del Codice Civile, che spiega chiaramente che la responsabilità dei danni causati dal cane è responsabilità del proprietario o della persona a cui è stato affidato. Molti di noi cioè fanno un'assicurazione, ma comunque anche la copertura assicurativa non è sufficiente, perché il proprietario di un cane deve fare tutto il possibile per evitare che ci sia un fatto nefasto o un incidente pericoloso. Domani lei si occuperà invece della parte tecnica. Immagino che per questa attrezzatura, per questa strumentazione, la tecnologia abbia fatto passi in avanti. Sì, in effetti negli ultimi 10 anni abbiamo visto una tecnologia che si è sviluppata tantissimo anche in questo settore. Domani la nostra, diciamo, il succo del nostro scopo è mettere a conoscenza ai nostri amici appassionati di prodotti molto sempre più all'avanguardia, e abbiamo dei palmari o riceventi che riescono a trasmettere con una triangolazione col satellite all'emittente, e quindi riusciamo a monitorare sempre con precisione di 10-20 metri il cammino del cane. E con queste attrezzature noi cerchiamo di tutelare e consigliare la salute e anche la tutela dell'animale a quattro zampe. Ci sono molte attrezzature che fanno parte da questo scopo, che si possono utilizzare. Quindi ci abbiamo le ricevente e anche gli orologi, che fanno parte sempre di questa innovazione tecnologica che ci permettono di tutelare il nostro amico quattro zampe. Da chi possono essere acquistati? Allora, questi prodotti possono essere acquistati assolutamente da tutti gli appassionati cinofili, che può spaziare a 360 gradi. Protezione civile, tantissima richiesta per cercare sempre di tenere monitorato il loro, diciamo, soccorritore a quattro zampe. Tutto chi piace l'outdoor e fare passeggiate con i cani a 360 gradi. Quindi vi aspettiamo numerosi domani 9 marzo alle 17:30, località Bar Tre Ponti, Fano.